Una vittoria più rinfrescante di uno spritz ghiacciato sotto il sole di Barcola. Il 3-0 rifilato a Ravenna ha il sapore di un gustoso invito a Rocco per quanti ancora non hanno risposto al richiamo dell'Unione nell'anno del centenario. L'assenza di Granoce, out per una botta al costato patita a Rimini, consiglia a Pavanella ad apparecchiare gli 11 con il rombo a centrocampo. Leggi 4-3-1-2 con Bracaletti trequartista e il duo Mensa Procaccio in attacco. La partenza da Ravenna però è più grintosa, con buone trame di gioco soprattutto in ripartenza, ma l'Unione ha fatto il pieno di cinismo. Al settimo minuto Libutti procura un buon pallone a centroarea per Procaccio, che spara di potenza. Il rimpallo finisce per servire Bracaletti, che si coordina con eleganza e insacca. L'1-0 sprona gli ospiti alla reazione, ma ancora l'Unione a proporsi in attacco con due conclusioni dalla distanza, la prima di Procaccio, la seconda di Beccaro. La squadra di Foschi si fa vedere un paio di volti in avanti con la staffilata di Gidai e un invitante cross per Salvatore Papa. Al 37esimo raddoppio della Triestina, Beccaro buca Venturi di esterno destro, raccogliendo un'altra combinazione fra Libutti e Procaccio. Tutto come da manuale, compreso il finale di primo tempo in crescendo, con Bracaletti che va vicinissimo al 3-0 con un bolide sparato di poco sopra la traversa. In una ripresa su ritmi più blandi, Pavanel non smette un attimo di riprendere tatticamente i suoi. È chiaro che il mister non si accontenta e vuole far crescere la squadra, giustamente, sotto il profilo del gioco e dell'intensità. Al 69esimo il colpo del KO dell'Unione. Beccaro sfila il pallone al diretto avversario e lancia a rete Mensà, atterrato dopo pochi metri in aria da Bocca. Rigore netto ed espulsione per fallo sull'ultimo uomo. Sul dischetto va Bracaletti, che incrocia a destra di Venturi e corre sotto la curva a festeggiare la doppietta personale. L'Unione va vicina alla rete altre tre volte, ci prova anche il neo entrato Bolis, ma è Petrella ad andarci più vicino con un diagonale da brivido. Dopo la sconfitta quasi autoinflitta in terra romagnola, la Triestina ritrova la strada del successo con l'obiettivo di continuare a correre al ritmo delle big. Il prossimo ostacolo è l'Albino Leffe, domenica sera, ore 18:30.